Mamma mia, che profumo, guardate, che meraviglia, guardate. Torta salata con cipolla rossa e patata. Guardate il video e poi mi dite se non la fate, la fate, la fate. A voi il video. Principalmente iniziamo col mettere in una ciotola 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Prendiamo una frusta e versiamo a fontana 300 g di semola rimacinata di grano duro e intanto mescoliamo così non formano i grumi. In seguito aggiungiamo 100 ml di latte a temperatura ambiente e mescoliamo. Aggiungo 5 g di sale fino, 30 ml di olio di oliva, origano quanto basta a vostro piacere, 20 g di formaggio grattugiato a piacere, io sto usando pecorino, e vado ancora a mescolare. Ed ora è arrivato il momento di grattugiare 250 g di patata. Come vedete l'ho pelata, lavata e ora la vado a grattugiare con questa trafila. E ancora 250 g di cipolla rossa affettata finemente. Guardate, la aggiungo e vado a mescolare il tutto. E per ultimo mettiamo 7 g di lievito per torte salate. L'aggiungo e vado a mescolare il tutto. E come vedete ho preparato già una teglia, uno stampo, quello che volete, ricoperto da carta forno. Naturalmente io la bagno e la strizzo in modo che aderisca bene alle pareti dello stampo. Ora versiamo il composto nello stampo. Lo livelliamo per bene. E per chi volesse saperlo, il mio stampo misura 31x21. Ora andiamo a spolverare la superficie con pan grattato, farina di mais oppure, come in questo caso, semolino. Questo per rendere la crosta croccante. Ora spolveriamo con del sale fino. Cospargiamo qua e là con degli aghetti di rosmarino fresco oppure secco. E per ultimo un'irroratina di olio d'oliva. Ed ora andiamo ad infornare in forno preriscaldato, ventilato a 250 gradi e cuociamo per 20-25 minuti. Mi raccomando, deve avere una superficie croccante e dorata. Ci vediamo all'assaggio! Che assaggio oggi, proprio come piace a me. La cipolla, mamma che squisitezza. Allora, ve lo faccio vedere da vicino. Ma l'avete vista già nell'anteprima, che spettacolo. Un profumo, mamma mia. Beh, io vado subito ad assaggiare, non basta, non perdo più tempo. La specialità. La cipolla rossa poi. Buonissima, buonissima. Morbida all'interno la cipolla che esce, guardate le patate. Mi raccomando, non abbiate dubbi, sicuramente mi scriverete. Tiziana, ma la cipolla si cuoce assieme alla patata grattugiata? Sì, perfettamente. E lo sapete che ci metto faccia, anima e cuore. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Mani in Pasta, a proposito di cuore. Sono felice di averla realizzata perché è buonissima anche giusto per un aperitivo. Fate e realizzate dei quadratini piccoli e degustatela. Grazie a tutti da Tiziana Mani in Pasta, alla prossima!